Curzio e Longo in panchina. Al Filippo di Tella si dividono la posta in palio Vasto Girardi e Termoli nel derby tutto molisano del raggruppamento F. Un punto utile più agli adriatici che ai padroni di casa con l'acqua alla gola. Gara aperta in avvio, fiammata al dodicesimo dei padroni di casa, Ruggieri svetta di testa sul piazzato di Lisi, ma la sfera va oltre la traversa. Gli ospiti si fanno più intraprendenti, ma Ruggieri è provvidenziale poco dopo la mezz'ora su Burzio, che stava involandosi verso la porta di Servalli. La contesa si sblocca al minuto 40 grazie ad un calcio di rigore concesso ai locali dal fischietto fermano Ubaldi. Dagli 11 metri la sblocca Ruggieri, che porta in vantaggio il Vasto Girardi. Nella ripresa è sempre la formazione di Marmorini ad essere pungente. Palla di Cesaroni non sfruttata a dovere dal compagno di squadra Fontana, che non riesce ad agganciare la sfera. Al quarto d'ora il portiere di casa Servalli salva i suoi dalla capitolazione sul fantasista avversario Esposito. La partita è avvincente. Panaro al 26esimo dà solo l'illusione del raddoppio su di un tiro cross per i giallo celesti, ma appena 5 giri di lancette più tardi arriva la massima punizione all'interno dell'area in favore degli ospiti termolesi, che ristabiliscono la parità con un calcio di rigore trasformato da Burzio. Sul risultato di 1-1 terminano le ostilità sul terreno degli Alto Molisani. Turno proibitivo quello prossimo per il Vasto Girardi in casa del Campobasso. Allo stadio Cannarsa il Termoli invece ospiterà il Notaresco. Una partita da prendere con le pinze per gli uomini di Mister Carnevale.